Siamo con mister Domenicali nel post partita della sfida tra Mazzara e Castellammare vinta dagli ospiti in rimonta per 2-1. Mister, allora, una partita sicuramente dai due volti, un Mazzara che ha fatto molto bene nel primo tempo, poi la partita ha subito un radicale cambio, si è innervosita, non abbiamo ben capito cosa è scattato anche nella testa dei giocatori. Resta comunque il rammarico di aver sprecato tanto nel primo tempo. Sì, in effetti noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo giocato molto molto bene, direi che sotto il profilo del gioco forse è stata la miglior partita dell'anno e abbiamo creato anche tanto, abbiamo sbagliato un calcio di rigore sullo 0-0, poi abbiamo fatto gol e poi abbiamo sbagliato dei gol incredibili proprio a tu per tu col portiere, ma tutti con delle azioni manovrate, quindi molto molto bene. E mentre invece nel secondo tempo è successo quello che gli è successo altre volte, non riusciamo a mantenere per 90 minuti la stessa tensione e si vedeva che non siamo entrati col piglio giusto del primo tempo e si vedeva che prima o poi avremmo subito il gol, e cosa che è avvenuta. Dopodiché c'è stata l'espulsione di Sami insieme all'altro giocatore della squadra avversaria e poi c'è stata l'espulsione per doppia munizione di Gancitano, quindi siamo rimasti addirittura in 9 e nell'intermezzo c'è stato il secondo gol degli avversari su palla inattiva, sul ribattuto del portiere, ancora una volta, cosa che ci era già capitato, gli avversari sono andati sulla ribattuta e noi siamo rimasti fermi, quindi direi che abbiamo perso, possiamo anche dire non in modo meritato, però alla fine il calcio è questo, ci sono gli episodi e noi purtroppo non siamo stati bravi a fare i nostri gli episodi, mentre gli avversari, che è una squadra molto fisica e ha giocato con molta determinazione, come è giusto che sia, ha vinto questa partita, ma soprattutto sui nostri errori, perché non tanto per meriti suoi. Ecco, mister, errori su cui c'è sicuramente da recriminare, però è una domanda che ho fatto anche al tecnico avversario. Cosa è successo nella ripresa? Perché tutto questo nervosismo in campo? Farne le spese è stato soprattutto lo spettacolo? Non è facile sapere il perché, anche perché noi alla fine del primo tempo abbiamo solo parlato di come stavano andando le cose, vedere cosa c'era da migliorare e soprattutto c'era da continuare sulla strada del primo tempo, non c'era da cambiare niente, invece i giocatori, cioè la squadra in campo ha cominciato ad allungarsi, ha cominciato a non giocare più la palla e a dare più spazio agli avversari che con un tiro dal limite hanno trovato il gol, ma soprattutto il gol puoi anche subirlo, ma poi non puoi concedere due giocatori, posso capire anche il ragazzino che per già ammonito che entra con la palla distante prende il secondo giallo, però i giocatori esperti non si possono far buttare fuori e lasciare la squadra in 10, perché comunque eravamo ancora sull'1-1 in quel momento, quindi la partita era tutta da giocare, anche se noi avevamo perso la lucidità del primo tempo, perché e comunque diciamo che è un po' un ritornello che si ripete, nonostante nelle ultime partite siamo riusciti a segnare tanti gol, noi non è la prima partita che creiamo tanto e raccogliamo molto poco, perché il primo tempo, se finiva 4-0 il primo tempo non c'era nulla da dire, però con il secondo in mano non si va da nessuna parte. Ecco, a proposito mi torna in mente anche la partita con la Parma, che probabilmente è una di quelle in cui il Mazzara ha creato tanto e ha raccolto meno di quello che meritava. Sì, però è chiaro che non dobbiamo cercare alibi, cercare scuse, perché noi insomma, a parte che anche oggi eravamo in pochi, avevamo pochi cambi anche a disposizione. Dobbiamo considerare che oggi faceva anche caldo, forse il primo vero caldo, la squadra, però devo dire che la squadra ha fatto un primo tempo veramente molto importante e il primo tempo la partita doveva già essere chiusa. Nello stesso tempo non abbiamo retto il secondo tempo, non dico i ritmi del primo, ma perlomeno avvicinarsi abbiamo, e qui è un problema nostro che non siamo ancora riusciti a migliorare, perché non è la prima volta che ci capita, probabilmente ormai per quest'anno è così, non lo miglioreremo più. Mister, quanto brucia congedarsi dal proprio pubblico con una sconfitta? A me personalmente tanto,
e penso anche ai ragazzi, chiaramente, perché comunque è chiaro che i ragazzi non sono contenti, nello spogliatoio c'è nervosismo, perché comunque la partita è andata in un certo modo, però dobbiamo recriminare solo su noi stessi, non dobbiamo pensare ad altro, perché la partita l'abbiamo fatta bene e l'abbiamo fatta male, abbiamo fatto tutto noi, perché gli avversari sicuramente non è che ci hanno impensierito, né con trame di gioco, né che hanno fatto due gol, uno con un tiro dal limite su una palla che usciva dall'area e l'altro su palla inattiva, cioè su azione non ci hanno mai impensierito, mai, assolutamente, però è così. Purtroppo abbiamo perso l'ultima partita di campionato in casa e questo brucia, anche perché comunque io mi aspettavo di chiudere meglio il campionato. Ecco, un'ultima domanda, prima della linea d'arrivo c'è ancora l'ultimo ostacolo da superare sabato prossimo. Cosa chiederai ai ragazzi e soprattutto quanto influiranno le tante assenze, soprattutto per i rossi arrivati quest'oggi? Adesso è presto per dirlo, perché a parte i due rossi, quindi due squalificati, avremo il terzo squalificato che è Lombardo, che era in diffida, e poi abbiamo due acciaccati che sono Bulades e Abate, quindi non so se faremo 11 domenica, forse, però questa settimana mi allenerò anch'io e magari domenica gioco.